non capisce cosa sta vedendo e il suo cervello cerca di appioppare alla figura che vede la cosa più simile. Facciamo un esempio, l'addotto mi racconta: questa notte ho sognato che è venuto mio nonno è venuto vicino al letto accanto a me mentre io dormivo ed era inginocchiato. E come mai era inginocchiato? Mio nonno è alto 1,80 m, quella cosa che vedevo era alta 1,20 m, cioè, e questo è solo l'inizio. C'è tutto un procedimento poi che avviene subito dopo. È un procedimento molto semplice. Certo. Io direi che la fisica attuale ha tutti i mezzi per scoprire come funziona questa cosa, e vi vorrei segnalare la fisica di Bohm, B-O-H-M. Questo fisico ha messo insomma un po' il dito sulla piaga tra la fisica della relatività einsteiniana e la fisica della quantizzazione di Schrödinger. In parole molto semplici, Bohm dice che l'universo è un universo virtuale. Quello che stiamo vedendo è semplicemente un ologramma. Non esiste lo spazio, non esiste il tempo, ma è il lobo sinistro del cervello che legge gli eventi in sequenza. E quando li legge in sequenza, come se fosse un disco, un CD, no? La testina legge gli eventi in sequenza. Solo che gli eventi ci sono già tutti. Il CD ce l'avete in mano, lo guardate, lo vedete, tutti gli eventi sono scritti. Il nostro cervello legge, come testina di lettura, gli eventi uno dietro l'altro e crede che accadano uno dietro l'altro, mentre in realtà questi eventi sono già tutti scritti. Ci sono dei calcoli teorici fondamentali, importantissimi, la potete leggere dappertutto, fate una ricerca su internet. Ebbene, quello che accade nell'istante in cui le abduction avvengono è proprio in relazione con la fisica di Bohm, cioè il tempo si ferma. Il tempo si ferma perché il tempo tecnicamente non esiste. Lei ha spiegato, professore Malanga, che addirittura l'addotto si trova in una condizione di tempo zero. Cosa succede? Beh, vi racconto uno dei mille casi che mi sono capitati. Il soggetto è in treno e sta andando da Roma a Padova a trovare un suo amico. Sta lavorando con il suo computer e il treno a grande velocità, cioè il pendolino, nel suo scompartimento non c'è nessuno, nella tratta tra Roma e Firenze. A un certo punto il treno è bloccato, il computer si ferma, non risponde più ai comandi, si apre una parte del treno, la carlinga, e arrivano dall'alto, fluttuando, due esseri grigi alti 1,20 m con tre dita e il pollice opponibile, che prendono questo povero disgraziato che è completamente immobile e lo portano verso l'alto, dove c'è una macchina volante che lo prenderà dentro di sé. Il soggetto però ha il tempo di guardare in basso e di scoprire che il treno è fermo, sta per entrare in una galleria, ma è tutto fermo, non si muove niente. Quando il soggetto verrà riportato giù, il treno è sempre fermo, ma non è più nello stesso punto, è andato avanti, non ci sono più le gallerie. Lui viene rimesso in qualche modo a sedere nel suo scompartimento, lo scompartimento si richiude, i piccoli grigi esseri che lo hanno preso sono scomparsi e lui nota con la coda dell'occhio, prima di riprendere fiato, che c'è un altro signore davanti a lui sulla sinistra, che non c'era prima, un altro viaggiatore. E a un certo punto, boom, riparte il tempo, riparte tutto, passa il controllore, il soggetto si alza, corre dietro al controllore e gli chiede: scusi, quanto tempo c'è ancora per Firenze? E il controllore si gira e gli dice: ma scusi, Firenze l'abbiamo già superata da un pezzo, stiamo per arrivare a Padova. Ecco, questo è un esempio di come, se io racconto questa cosa a un fisico, la racconto alla professoressa Hack, la racconto al professor Pacini, la racconto al CICAP, questi mi pigliano per il culo perché dicono: non è possibile, quindi non è vero. Questo significa che l'addotto allora è stato ricollocato lungo la griglia olografica del tempo in un punto più avanti? Esatto. Ora, dire questo termine griglia olografica, magari gli ascoltatori non capiscono cosa vuol dire. Lo spazio, il tempo è quantizzato, quindi noi non viviamo in un film continuo, ma viviamo in qualche cosa che è molto simile a una pellicola cinematografica, con i diversi fotogrammi, e tra un fotogramma e l'altro non c'è niente. Questa è la fisica quantistica. Quindi noi, il nostro spazio-tempo è come un piano da biliardo in cui c'è una griglia con tanti puntini luminosi. Ebbene, noi passiamo da un puntino all'altro, da un puntino all'altro, e ogni puntino è un fotogramma della nostra vita. E se l'addotto viene riportato qualche puntino indietro, che cosa succede? Ah, succede, è successo, l'alieno fa degli errori, e mi ricordo di un signore che andò a letto alle 11:30, sognò gli alieni, sognò che lo prendevano, che lo portavano via, poi si scoprì che questo non era un sogno con l'ipnosi regressiva, con la programmazione neurolinguistica, ma lui me lo raccontò la prima volta come un sogno,
si svegliò sudato, trafelato, distrutto, guardò l'orologio ed erano le 10. Lui era andato a letto alle 11:30 e si è svegliato alle 10, cioè un'ora e mezza prima di essersi addormentato. Non solo, ci fu un caso di uno dei nostri addotti, un ragazzo di Roma con alti gradi culturali, quindi sono persone laureate questi, quindi non si fanno fregare così, certo. Il quale aveva comprato un GPS per l'automobile, come tutti quelli che comprano un GPS lo tengono sempre acceso per vedere come funziona, perché è una cosa divertente. In macchina torna a casa la sera, era buio, a un certo punto viene colpito da un colpo di sonno e non si ricorda cosa succede. Quando si sveglia sul GPS c'è il tracciato di un percorso con l'automobile che lui non ha mai fatto. Il tracciato va, corre lungo la strada principale, poi gira in un boschetto a lato, in questo boschetto c'è una curva, poi ritorna sulla strada originale, riva ancora avanti nella strada principale, ma lui si trova con la macchina nel punto di partenza. Ma la condizione di tempo zero non ha influito su questa apparecchiatura nel rilevare il tracciato? Sì, quello che accade è una cosa particolare. Se qualcuno di voi ha letto qualche libro che parla delle abduction quando non se ne sapeva niente, cioè negli anni 60 e 70, è un classico, il contadino, il soggetto, l'americano di solito era, perché allora si parlava di americani, come se agli alieni interessassero solo gli americani. Questo era un po' di propaganda. E c'erano in macchina, la macchina si fermava, si spegnevano le luci, si staccava la corrente, l'autoradio non funzionava più e poi quando la cosa finiva la macchina ripartiva automaticamente. Allora state attenti, se una macchina gli si ferma il motore, se il motore dovesse ripartire si imballa la macchina, se invece il flusso degli elettroni si ferma, il flusso dei fotoni si ferma perché si è fermato lo spazio-tempo, quando riparte la macchina riparte come il treno del soggetto di prima, come se non ci fosse una variazione di accelerazione. In realtà non si era mai fermato il motore. Non si era mai fermato, si è solo fermata la pellicola della vita di questa persona su un fotogramma particolare. Ma è per questo che una telecamera non riesce a riprendere un abduction? Assolutamente non riuscirà mai a riprendere un'adduzione, a meno che la telecamera non sia posta lontano, cioè una telecamera che vede che cosa succede a un chilometro di distanza in una camera da letto di un signore. Come nel caso di Linda Cortile a Manhattan? Perché no, nel caso di Linda Cortile, certo. Perché c'era una certa distanza, allora uno poteva vedere in qualche modo qualcosa. Assolutamente sì. Professore, lei ha dei siti internet di riferimento per chi desidera saperne di più sul tema delle adduzioni, dei rapimenti? Dunque, ci sono due siti internet, uno che è il solito www.ufomachine.org, ufomachine scritto, ufomachine.org, dove ci sono i lavori che noi abbiamo un po' scritto e abbiamo messo al pulito. Ma se qualcuno vuole vivere online, momento per momento, le nostre ricerche, io vi consiglio www.sentistoria.org, dove tra parentesi nella pagina iniziale c'è un piccolo schermo video dove noi facciamo delle conferenze online in video una volta al mese. E dottor Malanga, in Italia com'è la situazione invece? Quindi studiamo il fenomeno sul territorio nazionale, lasciamo raccontare le cazzate americane agli amici. Noi ci troviamo in Sicilia. La Sicilia com'è in questo caso? Ma la Sicilia è un territorio incredibile. Penso che gli sono giunti anche dei rapporti siciliani, penso. Continuano a giungermi in continuazione rapporti di soggetti del vostro territorio, sì, che hanno problemi. La Sicilia è nota fino dagli anni 50 per situazioni molto particolari, avvistamenti ufologici. Sì, sì. Non a caso ci sono delle grosse basi militari. A proposito di militari, professore, dai suoi studi risulta, e soprattutto penso dal testimonianze appunto di addotti, vengono spesso viste persone in divisa durante i rapimenti. Sì. Come mai? Come si spiega questa cosa? Ah, questa cosa, quando cominciamo a capire che c'era di mezzo questo casino, non sapevamo come spiegarcelo. I fatti che avevamo di fronte a noi erano i seguenti. Noi in quel periodo, cioè all'inizio, quindi diciamo 10 anni fa, lavoravamo con 3 gruppi di ipnosi e ci consultavamo almeno una volta al mese, quindi con soggetti differenti, con persone che facevano le ipnosi differenti. I risultati però erano sempre gli stessi. I risultati erano i seguenti. Quando il soggetto raccontava di essere prelevato e portato in una facility sotterranea, in una base sotterranea, c'era
all'alieno, accanto all'alieno c'era sempre un militare. Ebbene, la cosa strana era che quando il militare era israeliano, il tipo di alieno era un alieno insettoide, una specie di cavalletta che quando sta seduta è alta 2 metri. Quando l'alieno parla inglese, quindi non vi dico americano, vi dico parla inglese, l'alieno di turno era una specie di serpente con tanto di coda, un sauroide, un anfibio. Quando invece il militare parlava francese, l'alieno era sempre un umanoide vestito di azzurro, chiaro oppure blu scuro, con tanto di femmina accanto, l'unico con tanto di femmina.